A Giarre, con l'avvio il prossimo 31 luglio della terza fase, nell'intero territorio comunale sarà attivo il servizio di raccolta differenziata. Tutti i residenti per quella data saranno tenuti a rispettare orari e giorni per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto, come da calendario. Nei giorni scorsi l'azienda d'asti e l'amministrazione comunale hanno incontrato i residenti della frazione di Tre Punti per informarli sulle modalità di svolgimento del servizio e rispondere ai numerosi dubbi. Diciamo che questa fase 3 un po' mi fa sorridere, ce la siamo un po' inventata noi, però di fatto è una fase 3, ma io penso che arriveremo alla fase 5, 6, 20, nel senso che con questa fase 3 si completerà la mappatura su tutto il territorio su scala interamente comunale per quanto riguarda la distribuzione dei kit e avvio di differenziata. Poi avremo fasi 4, fasi 5, perché la differenziata non è qualcosa di statico, partirà il 31 luglio e così sarà fino al completamento, all'esaurimento del mandato che ha la DAS. Ma la differenziata sì, è come un continuo step, un po' faccio un esempio, è come se noi dobbiamo imparare a guidare l'auto, il 31 tutta Giarre imparerà a guidare l'auto, ma spero che da qui a 7 anni non guideremo una semplice Panda, mi permettete, ma potremmo arrivare a guidare le Ferrari. Ecco, il concetto del differenziato deve essere questo. Oggi cominceremo a poco a differenziare i prodotti più semplici, ma mi aspetto che saranno i cittadini che da qui a qualche anno ci interrogheranno, ci chiederanno: guardate che possiamo differenziare questo materiale, saranno i primi, come dire, attori di questa raccolta differenziata per far sì che arriveremo a quel 65% che la legge ci impone. Dove sperate di arrivare entro la fine dell'anno? Entro la fine dell'anno mi piacerebbe arrivare a quel 35-40% che ritengo che sia difficilmente raggiungibile se uno lo sottovaluta, ma con gli impegni tutti è un traguardo che potremmo anche raggiungere, ovviamente. Poi se anziché il 40 sarà il 38, sarà il 35, saremo soddisfatti, soprattutto se quando vedremo che diciamo che gli importi, i conferimenti in discarica delle indifferenziate si ridurranno e soprattutto se quel 35-40% non sarà sofferto ai cittadini, poiché vedremo una città comunque più pulita a carattere generale.